Il pedibus, cioè l'autobus formato da persone, in questo caso bambini, accompagnati da adulti per garantirne la sicurezza. E la mentalità proprio è diversa, anziché andare a scuola accompagnati dai genitori o comunque parenti in macchina e quindi come passeggeri di un mezzo di trasporto a motore, in questo caso i bambini camminano. E camminano sul tragitto dalla fermata del pedibus a scuola. E tantissimi sono gli aspetti positivi di questa attività. Prima di tutto socializzare tra di loro, chiacchierano, arrivano a scuola molto più svegli, più vispi, poi si rendono conto dell'ambiente che attraversano. Non è più un andare a scuola in maniera un po' passiva, ancora mezzi addormentati. Poi una cosa molto importante è anche l'effetto sul traffico, perché anziché avere tutti i veicoli vicino alla scuola, si sparpagliano nelle varie fermate. Consideriamo che ad esempio nella scuola di Via Volta ci sono tre percorsi e quindi radunano un bacino di utenza da tre direzioni diverse. E i bambini partono dalle fermate e arrivano a scuola a piedi tutti insieme. Abbiamo fatto negli anni passati diverse volte il pedibus, sia per la scuola di Via Volta che per la scuola primaria della Foce, poi per le misure di prevenzione e contrasto al Covid è stato sospeso. Oggi è una giornata di festa, un'iniziativa proprio per far conoscere di nuovo che cos'è il pedibus, perché molti dei bambini che lo facevano ormai sono alle scuole medie, quindi non ne hanno più bisogno. E nell'idea appunto di ripartire poi alla grande l'anno prossimo a settembre. Cosa manca per renderlo un servizio fisso? Allora, è molto diffuso nei paesi nordici dove vengono coinvolte le famiglie non solo per i partecipanti bambini, ma proprio come accompagnatori. Per essere un servizio fisso ci vogliono parecchi volontari che facciano gli adulti che lo accompagnano. Il Comune di Sanremo, per sopperire un po' alla mancanza dei volontari proprio così puri, fa delle convenzioni da anni con delle associazioni che per un mero rimborso spese garantiscono questo servizio, però compatibilmente con altri impegni di lavoro, ecco, degli associati.